Ciao, sono Iva di Clinica del Camino Progetto Fuoco. Nel video di oggi vi mostro l'installazione di un ARC 65. La particolarità di questo inserto è che è molto piccolo e la parte terminale dell'inserto tende a, diciamo, rimpicciolirsi. Questo tipo di inserto è ottimo per camini, angolari o comunque in cui c'è uno spazio molto limitato. Ci vediamo in cantiere. Ciao! Ferma, ferma, ferma. Informazioni di servizio. Con un gruppo di colleghi sparsi per lo stivale abbiamo creato un gruppo su Facebook che si chiama Stufe Caminetti, Canne Fumare, Consigli dello Spazzacamino. Iscrivetevi a questo gruppo, potrete farci qualsiasi tipo di domande inerente al mondo della biomassa, quindi se volete informazioni su qualche prodotto in particolare, qualche camino, qualche stufa, se volete consigli tecnici, scriveteci pure. Tutte le domande verranno prese in visione da tecnici qualificati del settore. Tutte le risposte verranno moderate dagli amministratori e verranno rimosse tutte quelle risposte fuorvianti, scorrette o anche pericolose che si possono trovare su altri gruppi senza fare nomi. Quindi verranno cancellate e rimosse. Per qualsiasi informazione, come vi dicevo, scriveteci pure sul gruppo e proseguiamo con la visione del video di oggi. Ciao! Legna ne abbiamo. Quanti rottami per un camino. Siamo un pelo troppo alti, mi sa che dobbiamo tagliarlo. Ma sì, di show. I video quelli brevi, li hai visto? Io non li guardo. Perché non guardi i miei video? Sì, li guardo. Guardali, metti un like. Se non metti un like nei miei video? No. Metti un dislike. Poi qua c'è l'accensione del ventilatore che non esiste in posizione spento. Su zero vuol dire che parte in automatico e va al minimo. Se metti su 1 va in automatico al massimo, su 2 parte anche da freddo. Cioè quando attacchi la corrente, lo vuoi provare, se il camino è spento metti 2 e parte anche da freddo. Qual è la differenza? Che in automatico parte quando è caldo e si spegne quando si raffredda da solo il termostato. Il manuale si accende, va sempre, se il camino si raffredda, che non so, uno va a dormire e si finisce la legna, continua ad andare. Quindi io lascerei a 0 o 1. 0 va al minimo, quindi dà poco fastidio anche il rumore. 1 va al massimo, quindi un po' più forte. Ci metto un po' a partire automatico. Questi divani in teoria erano qua. Che distanza devo tenere più o meno? 50 cm dal vetro. Voi te ne rendi conto se si scalda troppo? Vedo che qualcosa è caduto. C'è anche un tappetino, ma è proprio lì nel. Adesso è più difficile. Certo. Può cadere quando apri il vetro se c'è della roba caduta giù. Conviene metterci qualcosa di inerte sotto, magari, non so, nella miniera, un vetro.